veramente loro hanno giocato una partita bellissima. E secondo te cosa ha fatto la differenza in quei 3-4 punti finali dal 6 pari, 7 pari? No, un po' di fortuna per noi, abbiamo detto, vabbè, giochiamo sicuro, se va bene, se no... Non stai riprendendo. Antes, prima che niente, in spagnolo, le quiero agradecer a mi familia che sempre mira il partito dell'Argentina, che lo extraño mucho y bueno, esto es para ellos. La prossima volta ti mando anche il commento un po' in argentino, allora, lo proseguiamo. Hai sofferto il fatto che non ti hanno mai alzato la palla in tutta la partita? No, questo pure lo alleniamo con il nostro allenatore, a essere aggressivi in mole e aspettare che la palla si alzi, vabbè, se la palla non si alza, stare lì tranquilli. Questo lo alleniamo. Però ante, prima che niente voglio ringraziare a tutti il tifo perché grazie a tutti e Jenny non so dove sei. Eccomi! Vieni a dare tu il saluto finale. Ciao Jenny! Un applauso per Jenny! Bene, dai, sono stati 4 giorni meravigliosi, una prima esperienza per il Padel San Siro, grazie Marco di questa esperienza, mi auguro che tu e il tuo staff abbiate imparato qualcosa, ma sto imparando con voi, mi sono cimentato e sto rischiando di prima persona in questo nuovo progetto, è una passione, sono ammalato come voi, quindi mi diviene anche facile organizzarvi eventi, cercare sponsor, poi trovo dei matti come Davide, come lo studio Beda, insomma, che mi supportano con il loro staff, non so se avete visto 10 ragazzi che hanno lavorato interrottamente, telecamere, montaggi, soffermento, istruzioni, segreteria. Il nostro sogno è quello di creare una grande squadra, è vero che World Padel Tour esiste da anni, che l'American Padel Tour esiste oramai da anni, è vero che in Argentina il padel esiste da anni, ma noi abbiamo la fortuna di avere un grande talento e insomma abbiamo la fortuna di essere bravi a rischiare, chi non rischia non vince, ve lo dice un 2 volte campione del mondo di atletica leggera e quindi insieme a voi sto creando, diciamo, il futuro del padel. Spector sta lavorando molto bene, i ragazzi sono qui, sono giovani, ma stanno aiutando i nostri giovani a diventare grandi. Sono certo che tra 5 anni tutti quanti insieme potremo dire di vedere questi 2 giovani campioni, vederli giocare a World Padel Tour. E per me vedere questi 2 grandi giocatori, ma anche Nicola Remedi, insomma, e anche Alberto Micali che si sono comportati bene, vederli un giorno a World Padel Tour è per me un grande onore. Ho fatto 3 Olimpiadi, ho vinto 2 Mondiali, ho vinto 2 Campionati Europei, ho tutti i record del mezzo fondo, però oggi sono un padellista come voi, quindi il mio curriculum si riuscisce di questa parola. Quindi insieme andiamo avanti, incontrando dei pazzoidi, insomma, Lucilla, Barbados, Paolo Pomicelli con Light Padel, lo studio Beda, tanti sport, Fisiocrim, San Bernardo, Aquilea, insomma, sapete che io ho 2 circuiti, Michelin Celebrity Padel Tour e Luxury Padel Open, ma vi prometto che l'anno prossimo ci sarà ancora qualcosa di altro, perché non ci si ferma mai, e per diventare grandi bisogna perdere, e io so come si perde. Vi auguro una buona domenica, complimenti ragazzi, complimenti Marco. Ci vediamo dal 3 settembre a Giugno, la persona di Marco di Riccardo Ferri, ex calciatore, e poi vi daremo appuntamento i primi di novembre sempre con Luxury Padel Open al Quanta Club. Ok, siamo ospiti di Luis Ovando e quindi in bocca al lupo. Ok? Grazie rivali, alla prossima. Grazie a tutti di cuore veramente. Grandissimi, avete sostenuto i giocatori, grazie. Avete animato la festa si è animata grazie a voi. Quindi grazie veramente di cuore, spero di vedervi sempre di più alle vostre competizioni. Un saluto e buon padel a tutti. Grazie.